Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella. Se vi piace questo video, mettete un bel like. Ma tutto questo potete farlo durante la sigla. A tra poco. Artlist.io. Ok, eccoci qua, siamo di nuovo nell'argomento elettrico. Andiamo a vedere come poter aumentare la sicurezza dei nostri dispositivi, nei nostri camper, perché ho fatto un test giorni fa, quindi sono andato praticamente a disattivare totalmente la batteria per mezzo dello staccabatterie. Parliamo della batteria servizi. Ho disattivato la batteria servizi durante una giornata di irraggiamento forte per vedere un attimino come si comportavano i regolatori MPPT. In questo caso i regolatori non si sono danneggiati perché Victron tende a resistere a queste cose, però il però c'è, comunque inoltrava corrente nella linea. Quindi che cosa succedeva? Che nella mia batteria servizi era staccata. Lui continuava a mandare tensione non stabilizzata, perché comunque non avendoci una batteria che tendeva a dare stabilità, la tensione altalenava in funzione dell'irraggiamento. Quindi più sole c'era, più la tensione si alzava, più il sole andava via con una nuvola, la tensione si abbassava, e in questa situazione è proprio la situazione che ci rovina tutto quello che noi abbiamo collegato all'interno del nostro camper direttamente sulla 12 volts. Questo potrebbe essere il caso di un televisore smart, potrebbe essere il caso di un router, di qualsiasi cosa sia 12 volts diretta, anche secondo me potrebbero risentirne anche gli adattatori USB, che da 12, i step down che da 12 vanno a finire a 5, anche le prese quelle tradizionali 12-5, quello non è altro che uno step down, e con questi tipi di tensione quasi sicuramente si bruciano. Quindi nel caso in cui dovesse intervenire il nostro BMS, quindi parliamo di batteria al litio, interviene il nostro BMS, stacca tutto, quindi il BMS sappiamo già che può intervenire per diversi motivi, o batteria troppo scarica, oppure sovraccarico, oppure sottocarico, oppure troppa corrente in ricarica, diciamo che potrebbe intervenire per diversi motivi. Nel momento in cui va ad intervenire, stacca tutto quello che è la 12 volts, ma non ci stacca i pannelli solari. Quindi se questo accade di giorno mentre siamo sotto un irraggiamento alto, quello che può accadere è proprio questo. Prima cosa, si possono rovinare i regolatori, perché i regolatori di carica non sono studiati per lavorare senza carico. Quindi quando si troverebbero con un'entrata in corrente anche abbastanza alta secondo l'irraggiamento e l'orario, non hanno più dove scaricare tutta questa corrente, moltissimi modelli si danneggiano, si rovinano, si bruciano. Se non accade questo, quindi si brucia il regolatore, con molta probabilità va a danneggiare i nostri accessori collegati all'interno del nostro mezzo. Per evitare questo, vediamo insieme un sistema che ho già installato anche a casa sull'impianto fotovoltaico, e lo volevo trasportare anche sul camper per evitare questo tipo di problematica. Andiamo a vedere quello che è il contenuto di questo video che volevo realizzare. Facciamo il caso che questa è la nostra batteria servizi. Facciamo il caso che qua abbiamo il nostro MPPT. La nostra batteria servizi andrà all'interno del nostro camper a servire magari un router o qualsiasi cosa a 12 volts che noi abbiamo collegato, o un televisore o qualsiasi cosa. Il regolatore MPPT che cosa fa? Va a dare corrente alla nostra batteria, quindi in realtà il sistema diciamo che è ramificato. I nostri pannelli solari andranno al nostro MPPT. In questa situazione il pannello solare caricherà la sua energia e tramite l'MPPT ci andranno a ricaricare la nostra batteria servizi. Nel momento in cui la nostra batteria o si brucia un fusibile, oppure interviene
il nostro BMS, si interrompe questo collegamento qua. Quindi che cosa succede? Che il nostro regolatore va direttamente in batteria, mandando la tensione che riceve dal pannello solare. Allora, in alcuni casi, molti regolatori, se l'irraggiamento è alto, si rovinano. Quindi già questo è un problema. Nel momento in cui l'irraggiamento è una cosa che viene sostenuta comunque dal regolatore senza rovinarsi, ci va ad inoltrare all'interno del nostro dispositivo, quindi del nostro camper, non più una 12 volt stabilizzata, ma ci manda una 12 volts relativa all'irraggiamento. Quindi più abbiamo il pannello, più abbiamo sole, ok, più la tensione sarà alta. Quindi questa tensione qua, in un momento di irraggiamento alto, sarà superiore a 12 volts, ma non si sa di quanto. È una cosa che non è pianificabile. Nel momento in cui questo sole scende, la tensione praticamente si va ad abbassare. Questa la variabile potrebbe essere da 5 volts magari a 17, 16, non lo possiamo sapere. Quindi in realtà noi andremo a servire i nostri utilizzatori con questa tensione qua, che non è neanche stabile. Quindi molto probabilmente andremo a rovinare i nostri dispositivi collegati all'interno del nostro camper. Per evitare questo, quindi per evitare che il regolatore si danneggi innanzitutto, o che lo stesso regolatore possa danneggiare il nostro circuito, cosa possiamo fare per evitare questa problematica? Possiamo interporre un relè a 12 volts alimentato direttamente dal nostro banco batterie, quindi dalla 12 volts del circuito, e praticamente che vada ad interrompere il nostro pannello solare. Quindi lui andrà ad interrompere in pratica la fornitura del solare all'MPPT. Questo contatto sarà un NC, quindi finché è alimentato sarà un NC. Quando questa tensione cadrà, lui diventerà NO e qui si interromperà subito questa situazione qua. Quindi praticamente nel momento in cui la nostra batteria andrà a far cadere il contatto, il relè, questo relè diventerà normalmente aperto e automaticamente si interromperà tutto questo circuito. Ora lo andremo a montare e lo vedremo in funzione. La modifica che andremo a fare con i regolatori solari, per escludere i due regolatori che ho nel momento in cui dovesse mancare per qualche motivo la batteria. Ok, vediamo che non so se si vede bene dal video. Qui ho il 30 A, qui ho il 20 A, e invece qua dietro, come potete vedere, ci sono i due fusibili, che sono praticamente fusibili che vanno a staccare tutti e due le linee dei due, le due linee dei pannelli solari che ho, questi due qua. Ora andremo a fare una modifica per cui, prima ancora dei fusibili, andrà ad intervenire praticamente questo sistema che sgancerà automaticamente l'ingresso dei due regolatori fotovoltaici. Così credo si veda meglio. Ora andrò ad interporre praticamente subito qua sopra, quindi all'uscita dei fusibili, andrò ad interporre i miei due relè che dicevamo prima, che vanno praticamente ad escludere gli ingressi di tutti e due i regolatori. E vi faccio vedere quali sono i relè. Sono questi qua, sono due semplicissimi relè, in questo caso sono 12 volts o 80 A, che andrò praticamente ad interporre la linea che dicevo prima dell'ingresso del fotovoltaico. Possiamo vedere dalla dicitura già i due morsetti laterali, che sono più piccoli, sono la bobina, e questi altri sono comune NC e NO.
Quindi andremo ad utilizzare i due della bobina collegati direttamente in batteria, ovviamente sotto fusibile. L'NO e il comune, diciamo, per quanto riguarda il pannello, in modo tale che quando questo viene disalimentato cade e se è normalmente chiuso mentre alimentato diventa disalimentato normalmente aperto. Quindi si occuperà direttamente lui di aprire i nostri pannelli solari per evitare il danneggiamento sia del regolatore che del nostro impianto. Adesso andiamo a cablare la parte che riguarda i 12 volts, quindi farò due spezzoni uguali, diciamo, di passaggio tra uno e l'altro e li andremo a collegare con i Fastom. Artlist.io. Una volta preparato il cavetto, lo andiamo ad installare. Ovviamente i relè non sono polarizzati, quindi in realtà non hanno necessità di avere, diciamo, una polarità ben definita sulla bobina. Quindi questi andranno in questa maniera ed alimentati dal banco batterie, che ovviamente sarà protetto da un fusibile. Quindi fatto questo, andremo invece adesso a saldare i fili di potenza direttamente sui relè. Artlist.io. Music licensing. Ok ragazzi, mi si era spento il telefono nel frattempo, quindi non c'è tutta la procedura, ma ho semplicemente saldato e ho messo il termo restringente. Ora andiamo ad installarli. Ho posizionato i due relè qua, quindi con i loro cavi arrivano praticamente alle due fusibiliere e sono alimentati da qua dentro la scatola. Praticamente c'è un fusibile che già alimentava il sistema del riscaldamento delle batterie, quindi è sottofusibile. Nel momento in cui manca corrente sulle bus bar, quindi su tutta la linea delle batterie, se io stacco praticamente questo, automaticamente cadono questi due relè e automaticamente si spengono anche le spie di tutti e due i Victron. Facciamo comunque una prova, stacchiamo. Si spegne tutto, si sono già sentiti due relè intervenire e come vedete è tutto spento e non arriva più fotovoltaico ai regolatori. Riaccendiamo, si riattiva tutto, automaticamente, eccola qua, vedete che lampeggia la spia blu, ora si sta riavviando, eccola qua. Tutte e due stanno ricevendo il fotovoltaico tramite questi due relè. Ok ragazzi, io con questo vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, mi raccomando. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi e se volete le novità selezionate la campanella. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.